Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Siamo giunti alla sesta edizione di Cortili Aperti, ogni anno si rinnova il successo, si aprono nuovi palazzi, si moltiplicano le sentinelle della bellezza. Sì, una tappa da capitale italiana della cultura, nel senso che di tutte le tappe di Cortili Aperti in Italia mi dicono che è quella che presenta un numero maggiore di beni aperti e ovviamente un numero di guide turistiche che sono i nostri studenti, 600, che è una caratteristica della città di Bitonto aver deciso di investire nei ragazzi, nei giovani come guide, come accompagnatori dei turisti nei nostri palazzi. Rimane il fascino di riscoprirsi turisti della propria città, che credo che sia una caratteristica unica di questa manifestazione, però rimangono anche gli occhi dei ragazzi entusiasti, lì ce n'è una parte, di dimostrare la loro città e di sentirsi orgogliosi di essere bitontini. Assessore, la ricaduta sociale e turistica in termini di visibilità anche per la città che ogni anno sfrutta grazie a Cortili Aperti. Cortili Aperti è sicuramente la manifestazione di punta di quello che chiamiamo marketing territoriale, ma non è altro che una saggia fusione tra politiche culturali, quindi di valorizzazione culturale. Pensiamo ai 60 palazzi, ai 60 beni culturali che apriamo, rappresentiamo, comunichiamo e facciamo conoscere i turisti, e la promozione della città come unico corpo capace di offrire tanto a livello culturale, ma anche a livello non gastronomico, a livello di eventi. È un po', diciamo, la manifestazione simbolo di quelle che sono le politiche culturali degli ultimi 6 anni e che ci hanno visto gareggiare fino all'ultimo secondo per il titolo di Capitale Italiana della Cultura. Sarò ripetitivo, ma per me l'aspetto più importante di Cortili Aperti è questa semina nel tempo nei confronti dei giovani che sono oggi ciceroni, domani sono sentinelle della bellezza, e questo titolo, che diciamo è solo un titolo d'onore, però rappresenta anche un viatico verso un futuro migliore per la nostra città, perché sono convinto che cittadini formatisi alla bellezza quando erano studenti e giovani possano essere migliori genitori, migliori educatori, migliori professori, migliori politici, migliori sindaci e migliori assessori. Quindi è un investimento verso il futuro, e devo dire che questo aspetto caratteristico della città di Bitonto davvero ci inorgoglisce, perché ovunque siamo andati a presentare il progetto delle sentinelle della bellezza si sono quasi commossi, perché è veramente un investimento su questa città, superando con diciamo un afflato di speranza verso il futuro le contingenze negative, critiche che questa città ha. È inutile negarlo, però da contraltare c'è tanta gente che ama questa città e la vuole far conoscere agli altri e vuol far sì che anche altri si innamorino. Ecco, questo è Cortili Aperti in sintesi. Poi, inserito in questo contesto di festa patronale, di giornate di maggio, diventa un evento davvero esplosivo per quel che riguarda l'incoming turistico, e siamo certi che anche quest'anno faremo numeri importanti. Cosa significa per voi ogni anno raffrontarvi con i proprietari dei palazzi nobiliari, rendere possibile la fruizione di questi palazzi a centinaia e centinaia di persone che vengono a visitare la nostra città e tante altre città d'Italia? Vogliamo far capire con questo che i palazzi sono dei privati, sì, ma hanno una valenza pubblica, perché sia per la loro qualità storica, sia per la loro qualità architettonica o artistica, in ogni caso è una valenza pubblica, per cui il proprietario non è che proprio può fare tutto ciò che vuole di questi palazzi, anche perché spesso sono forniti di un vincolo per il quale ogni spostamento ed ogni modifica va autorizzata dalle competenti autorità, nel caso nostro la sovrintendenza ai beni artistici e culturali. Bitonto anche quest'anno si è offerta a Cortili Aperti e c'è stato di nuovo un mutuo scambio. Per voi Bitonto cosa significa? Beh, Bitonto secondo me ormai sta diventando la prima città di Puglia, sia per il numero di cortili che vengono aperti, sia per il numero dei visitatori che vediamo. Su questo secondo punto non posso essere sicuro, ma vedo che ogni anno aumentano sempre di più. Quindi se avete potuto notare, Bitonto è arrivata in virtù di questa manifestazione anche ai livelli della TV nazionale.
perché sia su Tele 2 che su Rai News abbiamo avuto dei servizi. Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.